Siamo in pochi, pochi intimi stasera, l'argomento non è interessante come le VPN, però stasera si può fare più pratica, quindi cosa parliamo? Stasera di Git, e file versioning. Mi sono anche preso il tempo di fare delle belle slide, quindi spero che apprezzerete il lavoro, che poi lo useremo anche per fare i nostri esperimenti. Allora, partiamo spiegando cos'è Git. Cos'è in più in generale anche un CVS, Content Versioning System? Git è un programma che permette sostanzialmente di tenere traccia delle modifiche che avvengono su file. File intesi come qualsiasi cosa, testo, immagini, documenti, binari. Tenere traccia vuol dire sapere esattamente in un esatto momento cosa c'è dentro il file e avere un modo di recuperare le informazioni che ti mostri come quel file è arrivato a quella versione. I CVS, anzi Content Versioning System, derivano da anni, che dal mondo della programmazione, in cui era necessario, per vari motivi, per lo sviluppo di un programma, sapere esattamente cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, chi ha modificato qualcosa, perché l'ha modificato. Il problema originario era che ci sono degli sviluppatori che devono scrivere un programma e sono più sviluppatori che devono programmare gli stessi file, modificare gli stessi file. Se non c'è un sistema del genere, cosa succede? Succede che ognuno deve modificare il proprio file e poi eventualmente metterlo a disposizione alle altre persone. Come metterlo a disposizione? Copiando il file in un posto, in una cartella dove io so che lì recupero l'ultima versione del file. Il problema ovvio è cosa succede quando due persone copiano lo stesso file, che però è un file diverso. Succede che chi arriva dopo copia il file sopra quello dell'altro perdendo le modifiche. Io sono convinto che il mio file abbia l'ultima versione, in realtà sì, ha l'ultima versione ma non c'è dentro quello che ho scritto io. Questo è un problema chiaramente che ha causato un sacco di danni in passato, e il modo per risolvere questo problema è stata la creazione di questi tools di versioning che permettevano in qualche maniera di tenere traccia delle modifiche di chi le ha fatte. E soprattutto questi tool si prendevano carico di risolvere il problema di essere sicuri che la versione del file sia quella che mi aspetto, che se qualcuno la modifica e arriva qualcuno dopo che ha una modifica che non è seguente, prende le modifiche precedenti, le integri sul suo lavoro e poi le mette a disposizione in modo che non venga perso. Uno dei primi tool appunto era CVS, e uno dei tool che poi sono usciti più tardi, hanno un po' migliorato la situazione. CVS era molto macchinoso, aveva un sacco di limitazioni, però il lavoro di essere sicuri che non venissero perse modifiche lo faceva bene, era SVN o Subversion, che è stato praticamente il tool di riferimento fino agli anni 2000, inizi anni 2000. Dopodiché anche SVN aveva grossi problemi, e i grossi problemi sono nati dalla diffusione di internet, perché la diffusione di internet in generale ha permesso agli sviluppatori di essere sparsi in giro per il mondo, di quindi che, non c'è, che era più difficile organizzarsi il lavoro, era più difficile anche permettere alle persone di lavorare agli stessi file nello stesso momento, oppure anche lavorare in momenti diversi. C'è un sviluppatore in Australia e uno in America, lavorano sicuramente in momenti diversi, ma questo non vuol dire che non ci sia il problema di essere allineati e che le modifiche che ho fatto io nel giro di 2-3 giorni siano le stesse che ha fatto l'altra persona negli altri 2-3 giorni. Quindi diciamo che quando si parla di Content Versioning System, di solito si parla di questi tools
che permettono appunto l'interazione, il tracciamento dei file e il lavoro, diciamo, di più persone alla modifica di questi file, modifica temporale o anche la sostituzione di un'immagine con un'altra, di un file con una riga in più, queste cose qua. Git è nato intorno al 2005, è stato sviluppato inizialmente direttamente da Linus Torvald e lo scopo principale era di risolvere il problema del versioning per il Linux kernel, che Linux kernel già nel 2005 era un progetto di milioni di righe di codice con centinaia di sviluppatori sparsi in tutto il mondo, quindi diciamo che aveva un grosso problema da risolvere e diciamo che è stato testato subito a fuoco con tutti gli hacker di Linux e quindi diciamo che ha avuto subito una rapida diffusione nel mondo open source, anche perché è stato sviluppato da Linux e era fatto per il kernel. Perché è stato sviluppato questo prodotto? Perché prima del 2005 Linux usava un altro prodotto proprietario, BitKeeper, che era diciamo molto migliore degli altri content versioning system, era molto migliore di SVN per quello che progetti grandi come appunto sono quelli del kernel. Era un prodotto proprietario a pagamento, ma di cui gli sviluppatori del Linux kernel avevano accesso gratuito a patto che non fossero andati a fare reverse engineering del protocollo. Essendo un prodotto proprietario, lo sviluppatore di BitKeeper ha detto ok, potete usarlo, vi lascio usarlo anche se per me è un prodotto commerciale che vendo, ma voi non andate a guardare come funziona, non toccate niente, lo usate e basta. È andato bene per qualche anno, adesso non so quando hanno cominciato ad usarlo effettivamente, ma è andato bene finché un hacker purtroppo ha risolto un problema di questo prodotto. Per risolverlo ha dovuto fare reverse engineering e hacking del protocollo. Questi di BitKeeper si sono abbastanza arrabbiati, hanno revocato la licenza d'uso gratuita e quelli del Linux hanno detto ok, adesso dobbiamo farci qualcosa. E Linus Torvald si è guardato in giro, ha visto SVN, ha detto questo è uno schifo, io non userò mai una cosa del genere per vari motivi e se l'è scritto praticamente nel giro di una settimana, la prima versione. Da lì poi ha cominciato a crescere, a svilupparsi, altri sviluppatori hanno raggiunto Linux, hanno cominciato a dargli una mano. Adesso Linux non si occupa più direttamente dello sviluppo di Git, ci sono altri sviluppatori, ma comunque lui l'ha scritto la prima versione, ha curato lo sviluppo dei primi anni e dopodiché l'ha lasciato quando è diventato un prodotto relativamente maturo e ha cominciato a essere anche usato dagli altri progetti open source che hanno visto le potenzialità di questo prodotto. Sempre nel 2005 c'erano altri prodotti che avevano più o meno le stesse funzionalità. Diciamo che il grande cambiamento che c'è stato è stato passare da uno sviluppo centralizzato, SVN era centralizzato, a uno sviluppo diciamo distribuito e vedremo più tardi cosa si intende con questo. Anzi, lo vediamo subito. Centralizzato vuol dire che c'è un punto in cui c'è la logica che decide cosa entra e come entra, le modifiche che vengono accettate e quelle che non vengono accettate. SVN era centralizzato. C'era una macchina con il repository. Gli sviluppatori si collegavano al repository, lo scaricavano, facevano le loro modifiche locali. Nel momento in cui dovevano rendere disponibili le modifiche agli altri sviluppatori, c'è il comando di commit, andava al server centrale e chiedeva, guarda che ho delle modifiche, posso rendere disponibile? Il server centrale rispondeva sì o no in base al fatto che qualcun altro avesse fatto una modifica prima di me. Io ero sempre all'ultima versione, quindi sempre aggiornato con tutti gli altri,
faccio la modifica, se arrivava qualcuno e modificava prima di me, ovviamente c'era una modifica che io non avevo a disposizione, il server centrale me lo diceva, guardate che non puoi, devi tirarti giù questa modifica, controllare che le tue modifiche non abbiano problemi e poi eventualmente te le accetto. Centralizzato, c'è un punto che si occupa di questo. Distribuito vuol dire che il repository non è più un punto unico, ma può essere 1, 2, 10. Questi 10 repository si occupano loro di risolvere i loro conflitti locali, però non c'è un punto unico che decide per tutti. Il punto unico viene deciso dalla gerarchia, nel senso che se io sono, per esempio, l'esempio di Linux, del kernel Linux, io sono Linux e mi fido di 3-4 sviluppatori, e prendo le modifiche soltanto da loro, questi sviluppatori hanno degli altri sviluppatori sotto e prendono le modifiche l'uno dall'altro, quindi c'è una gerarchia, sì, c'è un punto centralizzato che raccoglie tutto, sì, ma non è quello che comanda, è soltanto qualcuno che decide di prendere modifiche o no. Gli altri lo useranno come riferimento, ma non vuol dire che devono essenzialmente chiedere a questo riferimento se possono o non possono fare modifiche, perché i conflitti vengono risolti in un'altra maniera, mentre prima i conflitti venivano risolti dicendo ok, se tu non, personalmente non fai, non risolvi il conflitto, non puoi mettermi le tue modifiche. Un altro cambiamento importante che ha fatto Git rispetto a SVN è lo sviluppo non lineare. Cosa vuol dire sviluppo non lineare? Lo sviluppo lineare vuol dire che ogni modifica viene messa una dopo l'altra, sempre una dopo l'altra. Se io sono a un certo punto di queste modifiche e intanto qualcun altro ha lavorato e sono andato avanti, io non posso, diciamo, andare da un'altra parte e fare un altro sviluppo diverso, devo essere allineato all'ultima versione. Git invece supporta i branch, anche SVN supporta i branch ma in maniera molto più limitata, ti permette di dire ok, io voglio partire da un punto ben preciso, gli altri stanno andando in quella direzione, a me non interessa, vado in un'altra direzione. Poi nel momento in cui dovrò fare l'unione delle modifiche, solo a quel punto mi preoccupo eventualmente di mettere a posto eventuali problemi che sono nati dal fatto che loro hanno lavorato in una certa maniera e in un'altra. E posso farlo all'infinito, nel senso che posso avere tanti branch che fanno tante modifiche diverse e decidere con l'ordine che più preferisco di prendere una modifica da una parte e inserirla, fare una modifica dall'altra parte e poi aspettare 2 settimane, oppure fare una modifica subito perché è urgentissima ma non voglio che il lavoro che ho fatto dall'altra parte entri dentro insieme. Quindi permette di sviluppare un lineare e vedremo poi degli esempi di alberi molto molto complessi che appunto per vedere lo sviluppo non lineare permette di creare comunque dell'ordine da quello che potrebbe sembrare subito confusione. Se tutti lavorano a quello che vogliono, uno potrebbe dire sì, ma come si fa poi effettivamente a sistemare e decidere cosa deve andare dentro? No, c'è confusione, ma questa confusione viene poi diciamo ordinata con i merge, che sono l'unione di branch diversi. Comunque lo vedremo più avanti dopo. Un'altra cosa, che è uno dei motivi principali per cui Linus ha deciso di non usare SVN e di farsi il suo prodotto, è perché SVN era molto lento. Era lento per vari motivi, alcuni architetturali, perché è un prodotto che è nato, credo, tra gli anni 80 e gli anni 90, fu addirittura fra gli anni 80, poi si è sviluppato, e quindi aveva un'architettura abbastanza antica. Il fatto che poi ogni modifica doveva passare sempre per il server centrale lo rende lento, perché comunque tutto deve essere controllato centralmente, quindi io non posso localmente sviluppare in maniera molto veloce, perché se voglio committare una modifica è il server centrale che deve dirmi sì, puoi farlo. Se io per esempio voglio fare varie modifiche che non sono logicamente collegate, e quindi vuol dire sì, modifico una cosa e voglio dargli un senso, modifico un'altra cosa e voglio dargli un senso, SVN non permetteva questo, quindi dovevo fare una cosa e finirla, committarla,
va a avere il consenso del server centrale e poi potevo eventualmente fare un'altra modifica sopra. Mentre Git permette di dire ok, posso fare tante modifiche insieme e poi decido quale confermare, quale no, più tardi. E soprattutto scala molto bene per i progetti grandi. Linux Kernel è un progetto immenso, ci sono adesso più di migliaia, mille, non so quanti sviluppatori, più di mille, e quando tutti questi sviluppatori ogni giorno fanno centinaia di patch, ovviamente se ho un software lento, questa cosa vuol dire che tutti sono rallentati. Se tutto deve essere preso centralmente, queste migliaia di sviluppatori con centinaia di patch al giorno ovviamente sono rallentati dal fatto che non possono lavorare liberamente. Questo è uno dei punti forti di Git, che è molto molto veloce. Proprio l'architettura è nata, gli internals come si chiamano, è nata per essere veloce, per fornire, per le operazioni base sono molto molto veloci. E un'altra cosa molto importante è che è safe, nel senso che Git permette di essere sicuro che quello che fai non venga modificato né da eventuali problemi, come possono essere il trasferimento di rete che ha un problema, oppure che qualcosa va storto sulla mia macchina, sul file system oppure sulla macchina remota, e anche contro quelli, diciamo, malevoli, nel senso che se io prendo un commit di qualcuno di cui magari mi fido, cioè prendo, se io sono un utente e voglio fare qualcosa di male, prendo il commit di qualcuno di cui so che hanno fiducia, lo modifico e poi lo trasferisco dove voglio. Questa cosa qua non è possibile, perché modificare un commit vuol dire che diventa un commit diverso. E c'è anche integrata anche la protezione PGP, quindi io posso anche dire questo commit l'ho fatto io, lo firmo con la mia chiave, qualsiasi modifica ovviamente lo invalida, perché quello a cui mando la mia modifica può dire ok, faccio il controllo, se fallisce come sulle mail, questo commit qua è stato alterato. E purtroppo c'è stato un caso in cui questa cosa qua se ne sono accorti, perché c'è stato un commit che stava rientrando, che voleva causare un grosso problema, un'escalation di privilegi di root, se ne sono accorti perché effettivamente hanno visto che un hash era stato modificato, ha passato dei controlli, diciamo, umani, però dopo si sono accorti che una versione modificata era diversa dall'altra e hanno effettivamente visto che un commit era stato modificato in maniera volontaria per inserire un problema nel kernel. Quindi questo, il fatto che sia sicuro è anche questo fondamentale, magari non in tutti i casi, ma per Linux è fondamentale che il codice sia sicuro. Quello che io scrivo e quello che viene controllato deve essere quello che poi rientra nel kernel, non può esserci una modifica che passi sotto banco, a quello assolutamente no. Quindi questi sono i punti fondamentali di design che Linux aveva in mente quando ha fatto Git e che sono parte fondamentale di Git adesso. Questo è un esempio di quello che dicevo di sviluppo non lineare. Ci sono vari branch che vedete a sinistra: master, hotfix, release branches, develop, feature branches. I pallini sono i commit, cioè una modifica di un file, di qualcosa, di più file. Il fatto che si trovino su una linea o sull'altra vuol dire che sono fatti su quel branch piuttosto che un altro, e le linee mostrano come questi commit sono collegati uno all'altro. Adesso voi dovete pensare, ok, vedete le frecce, per darvi l'idea che lo sviluppo sta andando da sinistra verso destra. In realtà internamente il commit appartiene a un padre, quindi c'è una freccia che va dall'altra parte, dice mi trovo sopra questo parent, e per ricostruire la storia di un file devo partire dall'ultima versione, andare a vedere tutti i parent che mi hanno preceduto, allora io so ricostruire la storia del file da quel punto preciso all'inizio di quando esiste il repository.
I merge sono quando vedete che un commit, un pallino, ha due parent. Vuol dire che in quel punto lì è stato deciso di prendere le modifiche da una parte, le modifiche dall'altra e metterle insieme. Quello è un commit particolare, che si chiama merge, e dice ok, è stato fatto qualcosa da qualche parte, qualcosa dall'altra parte, adesso lo metto insieme. E qui infatti vedete che sono varie, vuol dire, la situazione può diventare molto complessa, però lo sviluppo del software funziona così. Conoscere, capire, vedere come funziona questa cosa qua ti permette di capire come viene sviluppato un software e come si muove e quanto si muove soprattutto. Allora, abbiamo detto che Git è un software che permette di versionare file, è sostanzialmente il 99% usato in sviluppo di software o comunque qualsiasi cosa. Perché dovrebbe interessarvi, diciamo, se non siete dentro lo sviluppo del software? Beh, un motivo è che se volete comunque prendere software, probabilmente la maggior parte delle volte lo troverete in repository Git online oppure in un altro prodotto simile, quindi conoscere comunque Git vi permette, se poi non è quello lo strumento, di capire poi come approcciarsi allo sviluppo o comunque anche allo sfruttamento di un software. Però la cosa importante è che siccome può essere usato per tracciare qualsiasi file, qualsiasi tipo di file, questo vi può aiutare a tracciare anche localmente sulla vostra macchina, per esempio, come si evolve, non lo so, il vostro archivio dei film, o piuttosto che il file che vi dice cosa avete fatto durante la giornata, piuttosto che le slide che fate per il Lug, oppure qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa che dovete tenere tracciata, Git vi permette di farlo. E il motivo, una cosa importante che ripeto anche ai miei sviluppatori, perché ogni tanto se ne dimenticano, tenere tracciato non vuol soltanto dire che il file ha subito delle modifiche, ma soprattutto è tenere traccia di perché sono state fatte le modifiche. Questo perché quando voi scrivete qualcosa per un motivo e andate dopo 2 mesi a vedere perché l'avete fatto, voi potete anche vedere effettivamente ho cambiato questa riga, non ho idea del perché l'ho fatto. È un'informazione persa che non vi dice nessuno, lo sapevate voi in quel momento lì, Git non ve lo può dire, vi può soltanto mostrare è stata fatta questa modifica questo giorno da questa persona, se non scrivete il motivo per cui l'avete fatto, quello lì è un'informazione persa. E quindi va anche male capire, faccio un esempio per lo sviluppo del software, se io cambio un parametro per qualche motivo e dopo alcuni mesi mi accorgo che quel parametro lì non funziona, non sapere perché l'ho fatto quella volta potrebbe causarmi più danni che altro, perché l'ho modificato perché per farlo funzionare in un certo ambiente, mi dimentico che esiste quell'ambiente lì, guardo dopo 2 mesi, dico ma questo valore non ha senso, lo ricambio e sto rompendo qualcosa perché non ho considerato il fatto che era stato cambiato per un motivo, non considero più quel motivo lì, lo cambio perché adesso ho un'altra visione ma non ho più la storia del file. Quindi un sacco di problemi sullo sviluppo di software avvengono perché ci sono modifiche e non viene tracciato il motivo della modifica, perché l'ho fatto. Io vedo la modifica ma la perdo di mente. Quindi si può legare una nota? Il commit si dice, c'è un message che dice ok, questa è la modifica, posso scrivere quello che voglio, non c'è un limite particolare, scrivo lo cambio perché il blu non mi piace, voglio il rosso, ok, questo qua, oppure mi cambio il blu perché non si vede quando proietto le slide con lo sfondo. È un altro motivo, cioè sono tutti e due commit message, uno vi dà un'informazione, l'altro non ve la dà. Quindi cosa vuol dire fare la versione, un commit di un file? Vuol dire tracciare le sue versioni e quindi la storia. Io vedo sempre il file all'ultima versione, che è la somma di tutto quello che è successo prima. Ovviamente è possibile, e tutti i software di versioning system vi permettono, di muovervi e andare a vedere esattamente la versione particolare, cioè magari
ha senso prendere una versione a un periodo precedente perché voglio, perché è un software vecchio, voglio quella versione, perché ho fatto una modifica e non funziona più. Ovviamente potete muovervi su questa storia. Però sostanzialmente voi vedete sempre l'ultima versione, che è la somma di tutto, poi voi fate delle modifiche in più, aggiungete, e avete questo database che è, con Git sono appunto sono dei file particolari che segnano, tengono traccia di come il contenuto si modifica, che vi fa il lavoro di dire ok, tu vedi soltanto il file quando apri il file, io te lo mostro e ti so tutte le modifiche. Se vuoi farmi delle domande su perché è arrivato quella versione, io ti mostro la tua storia. Se vuoi andare alla versione 2, ti do i comandi per andare alla versione 2. Se vuoi modificarlo per la versione 4, ti do i comandi per fare la versione 4 e mi tengo tutta questa traccia di tutto questo nel mio database. Immagini di ogni situazione sarebbe un archivio enorme? No, esatto. Adesso gli internals, brevemente, sono il contenuto del file. La versione 2 è cos'è cambiato rispetto a prima. Ovviamente ci sono dei file cui questo può essere fatto facilmente e dei file cui questo non può essere fatto facilmente. I file di testo sono molto facili da versionare, i file binari purtroppo se tu mi cambi file binario io devo tenere, prima c'era questo, poi c'era quello, perché è difficile, come dire, comprimere questa cosa. Ma questo è soltanto come funziona l'interna, se comunque Git ha un supporto per file binari abbastanza buono. Non è buono se, per esempio, vuol dire, se io ho una cartella piena di immagini che non cambiano spesso, fare l'avversionamento non serve a niente. Se io invece ho delle immagini, per esempio, di un sito web che faccio le modifiche di qualche pixel e tutto, e voglio sapere che quella versione del sito funzionava con certe immagini e la versione dopo con altre immagini, lì comincia ad avere senso. Se io, per esempio, ho, voglio dire, le foto della mia vacanza, di solito queste non cambiano. La foto con un certo nome sarà sempre la foto con un certo nome, non andrò a usare lo stesso nome per la stessa foto, quindi diciamo che lì non cambiano le cose. Però vuol dire, posso fare qualsiasi cosa, anche i documenti di OpenOffice che hanno un formato particolare possono essere tracciati in qualche maniera con un sistema di versionamento, quindi io posso recuperare la versione che ho scritto 2 settimane fa oppure 2 mesi fa, andando indietro nel tempo a vedere cosa ho modificato. OpenOffice, tra l'altro, ha un sistema interno di capire le versioni, ma è molto, come dire, meno efficiente di un versioning system del genere, perché ha un sacco di XML dentro, un sacco di informazioni che deve tenersi, mentre lui è abbastanza agnostico, lui non sa che tipo di file sia, vede soltanto le modifiche byte su byte e dice ok, questo è un modo di ricostruire una versione piuttosto che un'altra. Localmente Git per me ha un comando che si chiama git init che permette di creare i repository. Semplicemente se voi date questo comando dentro una cartella, voi create una cartella, fate git init, state trasformando quella cartella in un repository git. Lui crea tutta una serie di file, quando fate git init sono pochi, ma crea una cartella nascosta che si chiama .git, in cui poi lui andrà a fare a salvare tutte le informazioni dei vostri file, dei repository, di cosa si muove, dei branch, dei merge che sono stati fatti, e con tutte le sue strutture interne. Quindi prima di tutto installiamo Git. Assolutamente, quindi se volete già farlo, installate il pacchetto Git, che troverete comodo pacchettizzato per la vostra distribuzione. Se non ce l'ha, cambiate distribuzione, perché c'è qualche problema. Non dire no, ma adesso tutti supportano Git perché è praticamente lo standard de facto per l'open source. Ci sono altri tools che sono validi. Uno è HG, non è il nome, non è HG, è il nome dell'eseguibile, ma è Mercurial, che viene usato, adesso non mi ricordo se è stato sviluppato, un altro strumento è molto simile a Git ma ha degli concetti un po' diversi. C'è anche Bazaar che viene usato da Ubuntu,
Ma sostanzialmente Git ha vinto la battaglia, diciamo che è quello più usato, è quello più conosciuto, è quello che anche a livello di startup che hanno fatto soldi fornendo servizi di repository su Git, l'hanno fatto su Git, su Mercurial ce ne sono meno e su Bazaar praticamente viene usato in pochissimo, è soltanto da Ubuntu sostanzialmente. Però se voi installate Git, mkdir prova, git init prova, e mi ha compilato, Beh, se tu fai git init dentro la cartella prova, lui ti inizializza lì dentro. Se tu fai git init prova, dovrebbe crearti una cartella. Ha creato la cartella scorsa, comunque. Sì, esatto. Dentro la prova. Perché il repository funziona, diciamo, in questa maniera qua. Voi c'è un punto da cui parte, è il punto in cui c'è la cartella.git, poi può espandersi in sottocartelle, file, tutto quello che volete, però è tutta parte di repository, sono tutti file che sono o meno controllati da quel repository lì. Dove c'è la cartella git è, diciamo, la cartella parent. Se tu esci, se vai sopra, sei fuori dal repository. Quello che è fuori dal repository ovviamente per git è un'altra cosa. Quindi possiamo anche vederlo eventualmente. Anzi, non possiamo vederlo perché c'è la presentazione. Io faccio mkdir, no, se riesco a scrivere. No, altra cartella prova, cd prova, git init, initialize empty git repository. Adesso ovviamente a me è venuto fuori anche master, che si vede pochino, perché ho dei comandi che mi dicono ok, quando sei su una cartella, un repository git, fai delle altre cose sulla bash per aiutarmi. Però sostanzialmente la cartella è vuota a parte la cartella.git. Ok, se andiamo a guardare cosa c'è lì dentro, giusto per curiosità, purtroppo il blu non si vede moltissimo, ma ci sono la cartella branches, che ovviamente tiene i branches, il config, la configurazione, description, che è un'altra cosa, head, che è un file particolare che dice dove sono in quel momento, e poi c'è la cartella hooks, che sono dei, diciamo, hooks vuol dire uncino, è qualcosa che viene attivato quando succede, quando le operazioni si possono fare in modo che per esempio il git commit faccia di, non di nascosto, ma quando faccio git commit faccia anche delle altre operazioni che sono descritte in quei file. La cartella info sono altre cose. Quelle che ci interessano e sono importanti sono objects e refs. Objects sono i file che si occupano, i file internals, quindi un formato particolare, che si occupano di descrivere la storia dei file, e i refs sono quelli che tengono traccia di come si è mosso la storia. Per quella questione di sicurezza che dicevo prima, del fatto che non vogliamo che qualcuno possa entrare nel repository e fare delle modifiche e io non me ne accorgo, sono tutti salvati con un hash. Con un hash crittografico, quindi vuol dire che quando io prendo un file, lo aggiungo al repository, viene fatto un hash crittografico che è univoco per quel file, non può essere modificato, ed è quindi descrive il file. Se io modifico il file, sto modificando il suo hash crittografico, quindi non posso modificare il file senza, diciamo, non invalidare, ma comunque creare un'inconsistenza sul repository, e non posso modificare l'hash crittografico perché non c'è modo da quell'hash di risalire a come doveva essere il file. Quindi questa, ed è comunque in base di sicurezza, mi assicura che il file non possa essere modificato, oppure l'hash non possa essere modificato per far finta che non ci sia stata quella versione lì, perché poi ci sono degli hash che fanno dei reference, a un certo punto mi trovo l'errore, git dice ok, questa cosa qua è invalido, un repository invalido
non deve essere usato in nessuna maniera, perché oltre al fatto che i comandi non funzionano perché si accorgono di questo, vuol dire che qualcosa è stato alterato a mano, oppure è stato alterato per un problema del file system, e comunque vuol dire che il repository purtroppo in quelle condizioni lì non è più utilizzabile. Se andiamo a guardare dentro la cartella objects, adesso diciamo che non c'è niente, vedremo dopo come questa cosa viene popolata un po' alla volta. Tornando alle slide, quando io creo un file, sono dentro la cartella, creo un file, quando sono soddisfatto delle mie modifiche, git add file name dice ok, voglio che questo file sia aggiunto, sia tracciato. Il passo successivo è dire ok, ho aggiunto questo file, oppure ho aggiunto questi tre file, git commit è il comando che dice ok, adesso prendi questi file, fai l'hash crittografico, fai salvali, e questa è la prima versione di questi diff. E quindi vengono salvati indelibilmente nel repository. Crea un commit, crea uno di quei pallini che abbiamo visto prima, e dove lo crea nel branch in cui sono in quel momento qui. Adesso dopo guardiamo anche. Adesso io sono su master, master è, diciamo, quando crea un repository vuoto, master è il riferimento. Non è detto che ci sia, perché potrebbe essere cambiato, potrebbe essersi qualsiasi altro nome, ma storicamente diciamo che si intende master è il, quello, diciamo, il branch stabile, quello di cui mi fido. Develop è il branch dove si può entrare un po' di tutto, potrebbe non essere stabile. Quando diventa stabile, eventualmente faccio il merge e dico ok, adesso rientri qua. Anche per, giusto per cronaca, il fatto che io faccio un merge di qualcosa non vuol dire che sto distruggendo un branch, perché posso tenere i branch sempre separati, fare un merge ogni tanto e comunque tenere sempre lo sviluppo su di un. Il merge è un'operazione che unisce due branch, ma non vuol dire che uno dei due vada a morire. Può o non può farlo, ma questo dipende appunto dai miei, dalle mie necessità. Facciamo una prova, quindi usiamo il mio editor di testo preferito, a.txt, vim, ok, creo il file. Salvo il file, adesso nella mia cartella principale c'è questo file, con un comando che non ho scritto sulle slide purtroppo, e avrei dovuto farlo, è git status, però adesso qua non ci sta la cosa, e non si vede niente perché ho messo i colori, qui non si vede assolutamente niente, ottimo. Forse cambiando il colore terminale. Ah, vediamo. No. Vediamo se riesco. Se riesco a mettere un profilo. No, farlo sull'altro. No, preference profilo deve fare. Vero. Questo qua. Colori. Questo virgine si vede lo stesso. Forse così si vede qualcosa di più. Vabbè, proviamo a usare questo. Metti il testo nero sul text border a sinistra. Ok, l'ha selezionato, però adesso devo rimettere anche là, questo qua, ok, dovrebbe vedersi forse un po' meglio, ok, quindi ho fatto un file, faccio git status e il comando dice ok, dimmi come è il mio repository in questo momento, la risposta di git è che sono sul branch master, non ho nessun commit adesso, e c'è un file non tracciato
che si chiama a.txt. Cosa vuol dire non tracciato? Adesso guardiamo la slide. Questi sono gli stati in cui può essere un file: non tracciato, unmodified, modified e staged. Quando un file è non tracciato vuol dire che Git non ha idea di quel file lì, non l'ha mai visto prima, è la prima volta che lo vede, è nel repository, quindi dice guarda che c'è questo file non tracciato. Quando io uso git add. Faccio git add, ok, di a.txt e faccio git status, lui mi dice, come prima, sono su master, initial commit, e c'è una modifica che deve essere committata. C'è un nuovo file che si chiama a.txt. Ok? Facciamo, giusto per il file b.txt, gli scrivo, questa è un'altra riga, faccio git status, adesso c'è il file di prima, ok, mi dice che c'è un file non tracciato che si chiama b, di cui lui non sa niente, è la prima volta che lo vede, e mi sta dicendo che se tu fai il commit adesso, quello che succederà è che il file a.txt verrà salvato così com'è. E proviamo a farlo, quindi faccio git commit, e purtroppo non posso riesco a alzare un po', ma facciamo così a questo punto, git commit, mi dà sempre un editor di testo che mi permette di scrivere il motivo del mio commit, dico ok, aggiunto file a.txt. Posso scrivere tutto quello che voglio. Solitamente per buona prassi è scrivere un titolo, 50-60 caratteri, che mi dica bene o male cosa sto facendo, e poi posso mettere una descrizione che può essere lunga quanto voglio, sostanzialmente intorno tra gli 80 caratteri massimo, 72 di solito, in cui scrivo ok, ho aggiunto il file, e questa è la prima versione. Salvo. Ed ecco qua, è stato fatto un commit in cui mi dice master, e questo in questo caso particolare, essendo anche il primo, dice che è root commit, mi dà una versione ristretta dell'hash crittografico che ha creato per il commit. In realtà lui di sotto ne ha fatti molti di più, per il file in questo caso, per altre cose, però questo è il file, l'hash del commit, questo hash, che non è quello completo, ma è stata la prima parte, però è quello che identifica univocamente quel commit con quel file che ha fatto, che aveva dentro quel testo, e non c'è verso che io possa modificarlo, perché qualsiasi modifica a uno qualsiasi degli oggetti che sono, diciamo, questo commit appunto è un oggetto particolare e tocca degli altri reference, altri oggetti, qualsiasi modifica a uno di questi oggetti lo invaliderà, senza ombra di dubbio. Se guardiamo, per mostrarvelo tutto, lui mi diceva ovviamente che c'è stato un cambiamento su un file, che ha aggiunto una riga. In questo caso mi ha creato il file con questi permessi e il nome del file. Avendolo appena installato, mi chiede comunque una specie di registrazione di identificarmi. Vero. Allora, magari facciamo un salto subito al fatto che effettivamente Git, come tutti i programmi, ha bisogno anche di un po' di configurazione. No, la configurazione è, diciamo, sostanzialmente ok, come il programma si comporta, per esempio il fatto che voglio i colori, come no, il fatto che certi comandi mostrano un certo tipo di output. La cosa importante è che i commit sono fatti da una persona e quindi devo dire a Git chi sono.
Come tutti i programmi di Linux che si rispettano, torniamo sulla mia home directory, c'è un file che si chiama .gitconfig, è un file nascosto, se non c'è si può creare. Adesso io ve lo mostro, ma questo file può essere ovviamente modificato con i comandi di git. Questo file contiene la configurazione e in particolare contiene una parte qui sopra, sotto diciamo parametri user, che dice name e email. Questo vuol dire che quando io faccio un commit su questa macchina lo sto facendo come Andrea Agosti e con quella mail, che in questo caso non è quella che avete visto sulla presentazione, ma è quella dell'ufficio, perché io di solito quando programmo uso la mail dell'ufficio. Ci sono altri parametri, però se voi non avete questo file, Git ha un parametro che si chiama config che permette di aggiungere queste configurazioni. Come potete fare per aggiungerle? Git config meno global, gli dico che voglio che per il mio utente questa configurazione sia globale, perché potrei usare un file di configurazione specifico per un progetto eventualmente. Vuol dire che normalmente deve crearmi una configurazione per il mio utente, e il parametro che voglio dare user.name uguale il mio nome e il mio cognome. Ok? Adesso io provo a farlo. Perché non lo è configurato? Perché infatti non viene creato subito. Io l'ho aperto, però non c'è niente. Allora alcuni lo crea, alcuni lo va vuoto. Però se voi facciamo questo comando qua, ok, l'ho fatto, torno sul mio file.gitconfig e non mi ha, eccolo qua, vabbè, me l'ha messo qua e ha sbagliato, perché probabilmente avrò sbagliato io la sintassi. Allora, eccolo qua, facciamo così, perché adesso ho già fatto casino. Facciamo che voglio prendere la mia configurazione a livello globale e fare il replace del parametro user.name con cif. Adesso ho modificato il mio name, quindi il prossimo commit che faccio sarà sotto il nome cif. La stessa cosa la faccio user.email, quindi mi seleziono una mail anche con lo stesso meccanismo. Voi non avete bisogno di fare replace perché è vuoto, ma in caso se volete cambiare il vostro, basta che lo fate così. Adesso me lo rimetto a posto. Quanta pazienza. Okay. C'è un parametro con lo spazio, ovviamente, sono due parametri, se metto le virgolette, me lo si è messo a posto. In automatico il file config di Git. Tu l'hai creato nella... Allora, io ce l'avevo già creato, okay? Quando voi adesso date... Adesso una cartella prova, no? Questo git config forse lo è. Allora, se tu fai git config, meno global, te lo mette nella tua home directory.gitconfig. Se tu lo metti git config senza il meno global, te lo mette dentro quel repository, e possiamo fare la prova tranquillamente, perché se adesso hai fatto cd prova, ok, io ho fatto un commit prima con le mie configurazioni e viene scritto che l'ho fatto come author Andrea Agosti atone.com. Adesso faccio una configurazione non globale in cui metto che il mio nome è cif. Ok? Se faccio, perché lui adesso, eccolo qua. Questo qua lui mi ha modificato il file config
del mio progetto locale, e se io vado a guardare quel file lì, mi trovo l'utente CIF. Intanto lo lasciamo lì perché vedremo dopo. Quindi e... quando ti trovi all'interno della cartella, tutti i comandi git prendono la configurazione locale? Sì, esatto. Adesso mettiamo anche la mia Gmail, che così anche la mia configurazione se lo faccio così. Allora, i comandi git di solito, anzi, nel 99% dei casi, funzionano dentro il repository git. La configurazione è qualcosa di particolare, perché la configurazione non ha bisogno del repository, però se io provo a fare questo comando config senza global fuori da un repository, mi dà un errore perché non è un repository, non c'è il file .git config e quindi lui non sa cosa fare. Global vuol dire però sì, è dell'utente, è una configurazione globale, quindi io te lo metto su quel file là, è un comando particolare, però sostanzialmente tutti i comandi git funzionano dentro un repository git, a parte alcuni che magari sono quelli che ti permettono di creare un repository, ovviamente dicendo copiami quello e creami il repository, e vedremo anche quello dopo. Però adesso io ho fatto la mia configurazione locale per questo progetto, e vediamo il prossimo passo. Devo sempre guardare. Comunque, torniamo a questa scheda qua. Io avevo un file nuovo, non tracciato. Ho fatto l'add, l'ho messo in modalità stage, quindi vuol dire che Git dice ok, il prossimo commit deve prendere questo file o queste modifiche del file, e quando faccio il commit lo metto unmodified, però questa operazione salva lo stato, crea una versione. Quello che vedremo adesso è, io ho un file unmodified, git status, ok, anzi qua non, neanche qua non me lo mostra adesso, mi mostra soltanto l'untracked, però implicitamente sta dicendo che c'è un file.a, a.txt, che non è stato fatto niente, è l'ultima versione, quindi va bene così. Io prendo il file e dico ok, ho fatto una modifica al file. Cosa mi mostra adesso? Changes not staged for commit, vuol dire che quel file era tracciato, era conosciuto a Git, è stato modificato, non è più la versione ultima, modificato, ed è in quella cosa lì. Adesso io posso decidere che lo voglio nel prossimo commit. Come faccio? Col comando git add a.txt. Adesso cosa succede? Torniamo nello status changes to be committed, questa qua, adesso il file non è più come era prima, new file, è modified, sta dicendo questo file c'era prima, è stato modificato. Se io faccio git commit e gli scrivo seconda versione, sono pigro e scrivo soltanto questo, va benissimo, per carità, salvo, eccolo qui, master, un nuovo hash che rappresenta quel secondo commit, il titolo di quello che ho fatto, un file modificato, una riga in più rispetto a prima. Ok, andiamo a guardare git log, che è mostrami la storia di questo branch, e qua dico branch perché se io mi sposto su vari branch la storia è diversa, perché possono aver preso strade diverse, quindi mostrami la storia di questo branch. Ci sono due commit, l'ultimo è quello più sopra. L'autore in questo caso non mi ha preso CIF, mi ha messo soltanto la mail perché ho sbagliato, questo è interessante, ho sbagliato il comando, non gli ho messo il parametro email, gli ho messo il parametro user dicendogli la mia mail. Cos'è successo? Che ha preso lo user locale
che aveva l'informazione. La mail è necessaria, non era salvata localmente, ha preso quella mia globale. Quindi vuol dire che posso anche usare un mix di informazioni locali e globali. In questo caso, siccome ho sbagliato a fare la configurazione, ho detto ok, il tuo utente è quello lì, benissimo, CVTS. La mail non c'è, vado a guardare sopra, c'è una mail, benissimo, uso quella. Quindi ha fatto il mix delle due cose. La mail è una cosa che gli serve perché tu puoi contattare un altro che ha modificato il file, cioè serve per quello scopo? Diciamo serve per identificare, il committer, perché comunque lo sviluppo del kernel si basa molto sulla mailing list del kernel, sulle mail, e quindi la mail è necessaria per identificare l'utente, è una parte fondamentale, anche perché poi c'è la chiave crittografica legata a quella mail, quindi si possono fare tutta una serie di controlli, quindi è un parametro, diciamo, necessario. E si arrangia lui o il controllo? No, il controllo si arrangia lui se tu fai il commit con un parametro in più dicendogli fai il commit e firmalo con la mia chiave. Dopodiché lui userà la tua chiave, quando tu lo pubblichi da qualche parte c'è scritto, cioè firmato con questa chiave, la persona che vuole controllarlo se le prende la tua chiave pubblica e dice ok, effettivamente questo l'ha fatto lui con quella sua chiave e non è stato modificato. Può passare per controlli intermedi automatici, però l'importante è comunque che venga firmato con la chiave e questo controllo automatico faccia il controllo della chiave. Un'altra cosa importante è la data, quindi c'è scritto esattamente quando ho fatto il commit. Il primo l'ho fatto 10 maggio alle 21.54.50, il secondo l'ho fatto alle 22.06. Questo mi mostra la storia. Qua c'è il commit completo, come vedete prima c'era soltanto le prime 7 cifre, 6039F32. Però l'hash è molto più lungo, perché ovviamente questo mi permette di creare molte più alternative e mi assicura che non dovrebbero esserci conflitti di hash. Purtroppo questa è una cosa, breve discrezione, l'hash è una funzione che prende un qualcosa e lo trasforma in una stringa, diciamo, definita. Purtroppo, siccome posso avere infiniti casi da una parte, ma non posso avere infinite stringhe più corte che rappresentano, può essere, in rarissimi casi, che due cose completamente diverse producano lo stesso hash. Più la funzione di hash è, diciamo, stabile, potente, ha una più bit a disposizione, più è difficile che questo succeda. In questo caso credo che siamo sul 2 al 128 milioni possibili casi possibili, quindi il fatto che ci sia un conflitto di hash è molto molto raro. Purtroppo qualcuno è successo e ha avuto un problema sul repository da mettere a posto, ed è successo, sembra, per un bug che è stato messo a posto, quindi sostanzialmente credo che l'unico caso in cui sia successo era un problema che poi hanno risolto, poi che io sappia non ci sono stati casi in cui questo sia successo. Sul kernel, che è il progetto più grande che usa Git, non è mai successo, quindi diciamo che siamo abbastanza sicuri che non dovrebbe esserci problemi. Andiamo a vedere un attimo quello che ho cercato di mostrarvi prima, dove erano, sulla cartella dentro gli internals, ok, pack, no, erano, sono su refs, anzi no, sono qua. Praticamente ci sono tutte cartelle 02, 0B, 0D, 53, 60. Questo modo di organizzare i file, 60 è l'inizio dell'hash del secondo commit, 02 è l'inizio del primo commit. Gli altri sono reference di altri file che ha creato nel frattempo. Andiamo per esempio a vedere quello del 60. C'è l'hash completo. Okay? Quindi questo, diciamo, oggetto rappresenta l'hash 6039 e qui dentro ci sono le informazioni del commit. Quindi se noi facciamo
non mostriamo, è incomprensibile, ma queste qua sono quello che a Git serve sapere per capire questo commit cos'è e per poi recuperare gli altri commit che fanno parte di quel file lì. Se proviamo a prendere magari qualcos'altro, 0b c'è qua, questo è un altro file che rappresenta qualcos'altro, 0d, potrebbero essere tutti, sì, sono tutti illeggibili per noi purtroppo, c'era anche un modo per mostrarli, ma vabbè, adesso non me lo ricordo. Comunque questi qua rappresenta o un file in un certo momento, oppure il commit, oppure un'altra informazione che poi permette di costruire il file. Questo in locale? Questo è locale, questo è tutto salvato in locale, quindi adesso io ho fatto tutte le mie modifiche, sono tutte salvate sul mio repository. Quando lavoro in rete i comandi valgono gli stessi? Oppure... Valgono gli stessi. Quello che sto mostrando adesso sono tu che lavori in locale, a prescindere che poi farai il push del tuo lavoro verso qualcun altro, oppure il fatto che sei partito dal lavoro di qualcun altro e hai fatto delle modifiche. Tu adesso, questo qua è locale, ed è il tuo lavoro locale che stai facendo in maniera autonoma. Facciamo che modifico questo file, quella terza riga. Un comando indispensabile, ovviamente, è git diff, che fa il diff, la differenza tra il file, la versione prima, e quello che l'ho modificato adesso. Quindi, adesso lui mi dice, ok, c'è il diff tra la versione A e la versione B, qua vuol dire che era il file a questa versione rispetto a quest'altra versione qui, mi mostra in meno i più, vuol dire quello che ho tolto e quello che ho aggiunto dalle due versioni, mi mostra la riga in verde col più, vuol dire che questa qua è stata una riga aggiunta. Ok? Torno sul mio file, faccio quarta riga. Faccio il diff adesso e ho aggiunto due righe. Ma siccome non voglio fare troppi commit, faccio così. Adesso lo vediamo. Git diff ti mostra la situazione del difference tra i file che sono in stato modified rispetto a erano unmodified e sono stati modificati. Ok? Adesso io modifico la seconda riga. Faccio il diff adesso, mi trovo una riga in meno, una riga in più e altre due righe in più. Ovviamente non è che ho tolto una riga e l'ho rimessa, però questo è un modo di visualizzarla molto comodo, standard di solito, che dice ok, la seconda riga è stata modificata, era quella riga lì che adesso non c'è più, è diventata la seconda riga. Le altre invece sono soltanto più, quindi vuol dire che quelli lì non c'erano prima, la differenza è più c'è la riga. Questo non è l'unico modo di fare il diff, ha un sacco di opzioni, come vedete ne ha tantissime. Una che uso e che mi piace è il word diff, che mi mostra lo stesso diff ma in maniera diversa, perché Git è efficiente, quindi non va a dire ho tolto una riga e l'ho rimessa, dice quella riga è cambiata con soltanto quei caratteri, quindi riga, per esempio, guardiamo la seconda. Lui fa, questa è la seconda, aperta parentesi, più riga, più lunga, più
E in fondo, c'è riga che dice c'era già da prima. E dite voi, no, no, non c'era prima. Però questo è come lui interpreta il diff, quindi il modo più efficiente per fare la compressione di questo diff è dire, ok, fare finta che ho inserito qualcosa tra seconda e riga. E quello è il modo più efficiente di fare la modifica. Io internamente, perché fa comodo a lui. Poi c'è un altro... Ci possono anche essere dei algoritmi di diff diversi per mostrare quelle cose lì, però sostanzialmente la visualizzazione classica è questa. Se uno vuole andare a vedere più in dettaglio cosa effettivamente sta facendo Git, c'è anche la cosa, la diff parola per parola, che va a guardare esattamente queste cose qua. Adesso io faccio il git add e aggiungo questo file. Però mi sono accorto che ho dimenticato qualcosa. Ok. Intanto guardiamo che git diff non mi mostra più il diff, perché quello lì non è più un diff, è qualcosa che io ho modificato, ho aggiunto nel commit, non ho committato, però non è più un diff. Ho detto ok, va bene, questo qui lo voglio, va bene così, mettilo via. Come faccio a vedere quello che ho fatto il diff? È che è nello stato staged, mostrami il diff di quello che ho cacciato e quindi mi mostra quello che ho aggiunto. Ok, faccio git status, ovviamente il file è modified e basta. Ok, io adesso modifico ancora il file. Cosa succede adesso? Io ho preso un file, l'ho modificato in due momenti diversi, alcune modifiche le ho aggiunte, altre modifiche invece non le ho aggiunte. Questo è il diff rispetto al file che dovrebbe venire fuori con quello che ho staggiato, perché terza e quarta riga ci sono. L'unico diff è stato aggiungere la quinta riga sbagliata, okay, che non manca lo spazio. Cosa succede se faccio git status? Che mi mostra il file A con le modifiche che saranno committate. Mi dice che ci sono delle modifiche sul file A che però non saranno committate. E dice che B è ancora un file non tracciato. Adesso io dico ok, quello che ho fatto prima è a posto, la quinta riga è sbagliata, non la voglio committare così. Posso ovviamente metterla a posto e fare tutto insieme, ma posso anche fare una cosa di questo genere qua. Git commit, dico aggiunte due righe, ok. Quindi ho un commit con una modifica, git status mi dice guarda che hai delle modifiche non committate, non in stage, sono lì, sono quelle di prima. Git diff è la quinta riga. Benissimo, adesso vado a modificare il file perché voglio committarlo così. Benissimo, adesso faccio git status, è quello lì, e git diff la cosa, git add a.txt, git commit. Quinta riga. Non puoi anche magari evitare la modifica, appunto l'hai detto sulla modifica. Quando fai add l'accetti per mandarla avanti. Sì. Te che dire, non so, cancellami la modifica non si è modificata. No, facciamo così allora. Adesso qua io ho fatto git commit vuoto e lui dice guarda che hai, vuol dire che hai fatto l'abort perché non hai fatto la modifica. Quindi cosa, in che stato sono? Git status. Il file è staggiato per essere committato, git diff non mi dice niente perché ovviamente non mi dice niente, però non voglio più fare quella modifica lì, voglio farne un'altra, voglio aggiungere il file B adesso, ok? E quella roba lì invece non mi interessa, non la voglio che fia. Che fa? Adesso qua non me lo scrive,
perché io ho delle configurazioni, delle impostazioni per dire togli tutto quello che non mi interessa. Se voi fate git status, probabilmente vi dirà guarda che se vuoi mettere le file a posto di fare questo comando, guarda che se vuoi tornare indietro di fare quell'altro comando, perché è verboso. Facciamo che, se sono bravo e mi ricordo, vado a modificare il mio git config per dirgli che non gli status hints, cioè gli hints, i suggerimenti, sono disabilitati. Adesso se io faccio così dovrei averli riabilitati. Se faccio git status, evidentemente adesso mi ha mostrato delle righe in più. E lui mi sta dicendo, guarda che hai delle modifiche che stanno per essere committate. Se vuoi fare l'unstage, cioè non vuoi che quelle modifiche vadano dentro commit per qualsiasi motivo, usa il comando git reset head file. Quindi git ti dice anche come fare, il comando reset, dice ok, prendi il file a.txt e fai il reset alla versione head. Head vuol dire la testa, nel senso l'ultimo commit di quel branch lì. Se io faccio così, lui mi dice ok, ti ho fatto l'unstage e quindi adesso il file a.txt è tornato alla versione, se è ancora da modificare, git diff me lo mostra questa cosa qua e mi dice anche una cosa in più, anzi mi dice due cose diverse. Se vuoi fare l'add, fai l'add, l'abbiamo già visto. Se vuoi buttare via le modifiche, non sei costretto a dire andare al file, modificarlo, a tornare sulle prime. Dice, vuoi buttare via questo perché non ti interessa? Ti dà il comando anche per farlo, che è git checkout meno meno nome del file. Adesso git diff è vuoto perché non c'è nessuna modifica. Ok? Git status non mi mostra il file A perché non è modificato. Quindi io posso passare da uno stato all'altro, ci sono tutti i comandi per farlo, e dice ok, voglio modificare il file, sì, voglio aggiungere questo pezzo e non quell'altro pezzo, lo posso fare, voglio non togliere questo file dal commit perché voglio committare qualcos'altro, lo posso fare, voglio buttare via tutto perché ho scritto cavolate e non mi interessa salvarle. Ci sono tutti i comandi che permettono di fare questo cambiamento. Quindi il file è fisicamente modificato adesso? Mm? Cioè, nel senso, quando hai fatto il checkout, quello che abbiamo scritto nel file testo è perso? È perso. È perso perché comunque gli ha dato il comando e devo buttare via tutto, quindi se io faccio, ovviamente, ho già mostrato quel diff che non mostra niente con lo status, se io vado a fare... Cioè lavora un po' come dentro il testo, quindi lasciamo modificarsi il file, o forse li sovrascrivi direttamente? No, adesso lui l'ha sovrascritto, ha detto ok, io so esattamente come dovrebbe essere la versione del file lì senza le tue modifiche, perché lo so, so che hai scritto una riga in più. Se tu non vuoi tornare alla versione prima, vuol dire togliere la riga, oppure togliere le 100 righe che hai fatto, oppure se hai salvato un'immagine e vuoi tornare a quella prima, lui sa che quella versione lì era quella che ti interessa, le modifiche le butti via. Quindi lui sa esattamente cosa è successo al file, perché lo vede, va a guardare l'interno del file, dice ok, c'è una riga in più, ci sono 50 righe in più, hai spostato qualcosa, lui queste cose qua le vede e tu decidi se fare il commit oppure buttarle via. Quindi adesso la quinta riga che ho scritto è sparita. Se voglio riscriverla, devo riscriverla. Facciamo... cosa facciamo? Aggiungiamo l'altro file. È vuoto. Ho scritto una riga. Quindi git diff mi mostrerà... Anzi, non me lo mostra, perché ho fatto l'add. L'add implicitamente va... era un file non tracciato, quindi va direttamente là, quindi lo posso vedere con il comando diff meno, meno cached. Mi dice ok, c'è un nuovo file
che va da index 000, vuol dire l'hash crittografico del non c'era niente prima, avrà quell'hash crittografico lì. C'era niente prima, ci sarà il file btxt con quella riga aggiunta. Git commit. E dico aggiunto file b.txt. txt. Git log. E qua ci sono tutti i quattro commit che ho fatto. Ok. Adesso qua io vedo git log, comando base, mi mostra queste informazioni qua, quindi un commit alla volta con il titolo, il testo. Adesso io ho scritto soltanto una riga in tutti, l'unico che ho scritto due righe in più è stato il primo, infatti vedete, però mi mostra tutto il message. Okay. Anche qui git log ha un sacco di opzioni per mostrarlo in maniera diversa. Adesso, vabbè, non possiamo stare qua a guardarli tutti, ma ovviamente lui è in grado di dirvi esattamente ogni commit cosa è successo. E quindi lo facciamo quello perché, anzi facciamo questa versione qua, lui mi dice anche cosa è cambiato un file change, tre righe inserite, una cancellata, inserite. Poi c'è, ovviamente io non me li ricordo per il semplice motivo che ho fatto tutti i comandi abbreviati per evitare di scriverli lunghi, però facciamo che stats, e poi c'è anche, ok, questo qua è che lo fa in un'altra maniera, ma qual era quello che voglio io? Che mostra esattamente proprio quello che è successo. Tazzatus remote participation. Facciamo, probabilmente, punto. Non so neanche se questo qua ce l'ha. Ovviamente no, ho dei comandi qua, ma ovviamente nessuno che mi fa comodo. Però facciamo questo. Questo qua. Facciamo questo che è meglio, questo è più bello. Questo qua me lo mostra in maniera molto più compatta, quindi mi mostra tutte le informazioni che mi servono, mi mostra soltanto il titolo e non tutte le righe, però io effettivamente volevo trovare quell'altro, che era full diff, no, vabbè, non me lo ricordo, provo l'ultima volta a guardare se lo trovo, date, graph, text, quiet, one line, no stats. Comunque, dov'è? Non lo vedo. Color, detour, full, vabbè. Che serviva per? Perché ti mostra anche le modifiche fatte al file. Facciamo così, allora GitK è un'interfaccia grafica che non funziona perché su questo programma qua non lo uso, GitG non ce l'ho, ottimo, Bish not found perché mi manca un programma. Allora, casomai vi mostro un altro repository oppure l'interfaccia grafica, vabbè. Comunque non si può usare all'interno dell'editor di testo. Se il tuo editor di testo lo supporta, e ci sono un sacco di editor di testo che supportano Git nativamente, tu puoi farlo. Per esempio, cioè, dico, vederli magari già che stai scrivendo, magari non capire cosa è modificato.
Eclipse lo supporta, nel senso l'editor è un editor di testo. Il fatto che supporti Git è un'estensione dell'editor di testo, ma quello che fa è semplicemente mandare i comandi e mostrarteli graficamente in qualche maniera. Per esempio anche Vim supporta Git non nativamente, ma se tu gli metti le estensioni lo supporta. Eclipse lo fa, Atom lo fa, tutti quegli editor abbastanza recenti lo supportano, ma anche quelli vecchi supportano Git in qualche maniera. Però voglio dire, no, cioè, se tu vuoi dire l'editor di testo, quello che fa è modificare il testo, poi il fatto che abbia il supporto per Git piuttosto che Mercurial, piuttosto che qualcos'altro, vuol dire è un'estensione dell'editor. Sì, adesso... È un po' scomodo vederlo così qua in maniera tale, solo per capire come funziona. Sì, esatto, no, perché alla fine Git è quello che vedi, sono i comandi. Dopo qua, le interfacce grafiche, vuol dire, usano i comandi testuali e te li mostrano in un altro formato. L'editor di testo che supporta, adesso non ho neanche uno su questa macchina qua, però vuol dire, se supporta Git... ti mostrerà in qualche maniera di fianco, dico, ok, questo è modificato, fai le cose, puoi fare il commit direttamente all'editor di testo, semplicemente ti fornirà un paio di campi per dire metti il titolo, metti la descrizione, esatto, aggiungi questo, e quindi ti fa fare quelle operazioni lì con l'ambiente grafico. E ci sono anche interfacce grafiche soltanto per Git. Dicevi che può controllare le versioni di Python. Sì, no, ovviamente l'editor di testo, vuol dire, non può aprirti un file binario oppure un'immagine, però può mostrartela nella sua, diciamo, nel suo albero e dire ok, questo file è modificato. Poi tu vai con un altro programma, lo salvi, l'editor di testo col supporto a Git ti dice soltanto guarda che è modificato rispetto a prima. Esatto. Sì, esatto. Poi evidentemente ci sono degli editor di testo che... magari lo vediamo dopo se facciamo. Qua alla fine sono andati tutti oltre queste slide, perché sono tutti i comandi che ho fatto. Questo è un mio repository di qualche anno fa, in cui lo sto mostrando con la versione compatta, ovviamente del mio comando LG. Qua c'è il clone, ma adesso magari lo vediamo un attimo. Anzi, vabbè. Comandi locali ce ne sono un sacco, però sostanzialmente questo è, diciamo, quelli che si usano più spesso. Quindi c'è git init, inizializzi i repository, git add, aggiungi i file. Posso anche fare git rm, che vuol dire questo file era tracciato, ok? Rm vuol dire remove, lo voglio buttare via perché è un file che non mi interessa più. Anzi, lo facciamo perché questo è interessante. Ho aggiunto il file B, ok, git status mi dice non c'è niente, sei a posto, è tutto ok. Il file B lo voglio rimuovere. Qual è lo status adesso? Changes to be committed, quindi l'ho già messo in remove, quindi direttamente. Deleted btxt. Adesso lui me l'ha già eliminato, fisicamente non lo vedo, però questo non vuol dire che il file è perso, perché cavoli, ho sbagliato, git reset head the b.txt. Adesso lui me l'ha messo nello stato che non è committato, ok, quindi non è ancora fisicamente lì, però non verrà committato questa modifica, però dove mostrarmelo? No, vabbè, se faccio git checkout, no, credo che avrei fatto il commit, però mentre prima avevo fatto il reset, prima di fare il commit, infatti non ho fatto il commit adesso, no. Non ho fatto il commit adesso, quindi gli faccio il checkout, è tornato il file, quindi non è cancellato finché non faccio il commit, oppure sì, non esiste più fisicamente nella directory,
però voglio dire, lui sa cosa è stato fatto, sa cosa, come recuperarlo. E anche se io faccio RMDB, faccio il git commit di questa cosa e dico eliminato b.txt, e quindi adesso non c'è, ho la storia, quindi io so che a un certo punto del mio repository è esistito un file B, ok, adesso è eliminato, però eventualmente lo posso anche recuperare, perché git checkout è il comando che dice ok, fammi il checkout di qualcosa. Se io faccio, adesso devo ricordarmi la sintassi, allora facciamo così, faccio git log, io so che questo commit qua ha aggiunto il file B e so che quello dopo l'ha eliminato, però io voglio recuperare il file a quella versione, faccio git checkout di questo hash b.txt, potrei confondermi chiaramente, ho fatto il git checkout di quell'hash, di quel commit, del file.txt, è tornato b, in quella versione, faccio git status, b è un nuovo file, ok? Adesso git checkout ha fatto automaticamente che ha aggiunto il file per essere committato, ok? Posso anche fare a meno di questa cosa qua. Però vuol dire, io ho recuperato il file, era cancellato, ma la storia mi dice che quel file è esistito. Quindi io posso recuperare qualsiasi versione di quel file in qualsiasi momento e non ho problemi di dire, ok, l'ho cancellata, e vuol dire che lo butto via e non lo recupererò più. Fa parte della history perché io sto modificando quello che vedo, l'ultima versione, ma non sto modificando quello che è successo. Okay. Quindi in realtà qualsiasi file che anche per un solo commit è finito dentro git, fa parte della storia. Perché se io faccio, mi posiziono in un certo commit, vedo quel momento lì. Esattamente. Quindi i file sono tutti recuperabili. Anche le righe che cancello, dire ho cancellato una riga ma invece devo recuperarla, io se vado a guardare quel particolare commit vedo cosa ho fatto, posso recuperare le informazioni e eventualmente ripristinarle perché mi servivano e le ho cancellate per un motivo o due altri. Cosa? Sì, no. Infatti una delle cose che si fa con chi si fa con Git, non è che si fa con Git, si fa con qualsiasi cosa, ma diciamo cosa succede. Tu hai 5 macchine e hai i file di configurazione, ok? Tutti quei file punto qualcosa che sono i file nascosti della tua configurazione. E dici, cavoli, se ho 5 macchine, ho 5 file diversi. Cosa si fa? Di solito si crea un repository remoto da qualche parte, si mettono i file di configurazione su quella macchina lì, poi si copiano localmente sulle macchine che servono, quindi su tutte le macchine gli stessi file. Dopodiché su una macchina modifico il file di configurazione, faccio il commit, la pusho sul repository remoto, vado sulle altre macchine, mi tiro la modifica, quindi su tutte le altre macchine ho la modifica che ce l'ho lì, senza doverla rifare a tutte le parti. Quindi questa cosa qua è utile, nel senso non è soltanto per codice o altre cose, appunto puoi fare qualsiasi cosa. E infatti quello che vediamo adesso, io ho fatto il repository per le slide, ho fatto il repository per le mie slide e l'ho messo a disposizione su un repository remoto che dopo vi mostro. Quindi dico ok, voglio fare il clone, vuol dire voglio prendere qualcosa che esiste già, è già un repository, e voglio clonarlo sulla mia macchina. Eccolo qua, adesso l'ho copiato. Quindi vai su
GitLab.com con l'utente git e ti tiri giù il repository cfuts.git/slide.git. Io sto facendo il cloning, quindi adesso sto andando su questa macchina qua. Sì, nella mia home. Lui crea, sostanzialmente crea una cartella, allora punto git, quando tu vedi qualcosa, un nome di una cartella punto git, di solito è un repository particolare che ha tutta la storia del repository, ma non ha i file. Questo perché ovviamente su questa macchina qua non c'è bisogno che ci siano i file fisicamente, mi interessa tanto la storia. Perché io poi posso pushare da più persone, più persone possono fare, il fatto che c'è fisicamente il file può essere un problema. Quindi quando trovi un file, questo indirizzo qua, punto git, vuol dire che stai scaricando un repository particolare. È un repository ma non hai file quello particolare. Mentre il mio repository, che ho clonato adesso, e che si chiama git slides senza.git, come vedete quando entro mi mostra master perché parte lo script, faccio git log e questi qua sono i commit che ho fatto io per costruire questo repository. Come ho fatto questo repository? Ci sono due file e una cartella di immagini. La cartella di immagini ha tutta una serie di immagini che ho usato per fare questa slide. Quindi io adesso qui ho scaricato la copia del repository che ho messo in remoto, che c'è una copia che è quella che ho anche a casa, uguale identica, che ho usato per fare le slide. Quindi adesso io ho fatto del lavoro a casa, ho fatto i commit che mi interessavano, l'ho pushato e messo a disposizione, adesso me lo sono scaricato su questa macchina, posso fare il lavoro locale qui, poi decidere o meno se mettere a disposizione per recuperarla più tardi. E quindi io posso dire ok, posso lavorare su macchine diverse, sono sempre allineato, anche se sono da solo io, però gli strumenti permettono di dire ok, non ho qualcosa solo da una parte, devo copiarmi fisicamente, fai dall'altra parte, poi mi sono dimenticato, ho copiato sopra, ho perso qualcosa. Questo non è possibile, intanto perché siete da soli, quindi è difficile fare danni se siete da soli con Git. E poi comunque sì, questo qua funziona anche poi in scala, anche potete lavorare in due, uno fa le sue modifiche e uno fa le altre. Adesso non abbiamo tempo di guardare come risolvere i conflitti e tutto. Sì, purtroppo sì. Vedete, qua sono fatti tra 2-3 giorni fa. Adesso io volevo proprio guardare quel cavolo di comando che mostra questo fatto, perché dir start. No. Stats, meno. Perché volevo mostrarvi cosa ho fatto, perché questo è un po' più, voglio dire, interessante da vedere. Ma perché non lo vedo? Dir stats. Full. Non c'è un full diff, no, full history, full index. Tags, meno, summary. Eccolo qua. Come sempre, l'ultimo commit è quello ultimo, cioè il primo commit è l'ultimo temporale. Nell'ultimo commit cosa ho fatto? Ho scritto 166 righe nuove, qua non si vedono quante ne ho cancellate, anzi, su 166 è, diciamo, il totale delle modifiche. Qui la maggior parte sono righe aggiunte e una minima parte sono righe cancellate. Ho aggiunto dei file nuovi che sono delle immagini, e quindi sono file binari che erano 0 byte, sono diventati quello che sono. Il totale è 7 file cambiati, 140 righe inserite e 10 cancellate. Questo file è stato cancellato perché aveva una dimensione di data 0. Questo è stato l'ultimo commit. Dopo di qui qua ho modificato soltanto il file git.txt per 13 modifiche totali, queste qua erano 2. Qua ho aggiunto un file, .gitignore, qua ho aggiunto anche questo, un altro file, questo qua è stato il primo commit che
che ho fatto. Questa è la storia del repository. Quello che tu vedi adesso è quello finale con il file text e tutte le cose. Lo spazio web è gratuito per caricare? Allora, in questo caso qua sì, io sto usando GitLab, però diciamo che i tools di sviluppo su Git più famosi sono GitHub, di solito si trova tutto lì, che sono sostanzialmente soltanto un sito che ti dà a disposizione la possibilità di creare dei repository che tu puoi utilizzare per fare il tuo lavoro da remoto. Quindi io sono a casa, faccio il mio lavoro, siccome non voglio perderlo, anche per fisicamente non perderlo, vuol dire ok, mi faccio un repository remoto, faccio le mie modifiche e le pusho. Poi magari non le usa nessuno, cioè, non è mai soltanto roba mia e tutto, però le pusho, ho la copia. Mi muore il computer, va bene, vado su GitHub, faccio il clone, ho tutto quello che ho fatto fino a prima. Che gestisce? È una startup valutata a qualche miliardo di dollari adesso. Quindi vuol dire che hanno fatto un sacco di soldi con questa cosa qua di Git, fornendo, che è gratuito perché puoi fare repository free, aperti a tutti. Dopo loro fanno i soldi sul fatto che ci sono strumenti enterprise che ti permettono di controllare chi può fare cosa, repository privati, quindi se tu vuoi il repository privato devi pagare. GitLab, per esempio, no, ma è una scelta commerciale che fanno loro. Quello che fanno loro è tu vai su gitlab.com, ti registri, hai la possibilità di creare repository e di fare quello che vuoi. Per esempio, vediamo un po' se riesco a mostrarvelo qua, questa è GitLab, che è questo strumento qua, questo sito che mette a disposizione il repository Git. Questa è la rappresentazione del mio repository che abbiamo fatto il clone prima. Ma lo spazio è limitato? Lo spazio è limitato. Questi qua sono la history, che è la stessa che c'era. Questi qua sono gli eventi push, quindi li sto mostrando meno perché ho pushato un po' alla volta. Qui sono i commit. Sì, ma, scusa, ma prima, cioè, i comandi tu li hai dati dal tuo PC e poi... E poi, poi il comando che ci manca è git push, okay. Che praticamente sta dicendo fai il push su questo server di questo qua, e lì praticamente... Esatto. Però questo qua è la stessa storia che facciamo prima, e se io faccio questo, che no, lui praticamente vi mostra il diff in formato grafico, sempre via web, e dice ok, vedete le righe più sono quelle che ho aggiunto, qua la maggior parte appunto sono righe più, queste qua sono meno perché sono modificate. Ok, questi qua sono poi le immagini che io ho aggiunto su, me le mostra già così, però sostanzialmente dice ok, cioè ti sta mostrando con un'interfaccia grafica quello che è la storia del repository, in questo caso soltanto mia, e corrisponde esattamente a quello che ho fatto il clone, e corrisponde a quello che ho pushato quando ero a casa. Scusa, ripetimi la differenza tra GitLab e GitHub. Sono soltanto due strumenti diversi che fanno la stessa cosa, che è fornirti uno spazio web specializzato però in repository Git. Quindi non è che puoi pushare dentro quello che vuoi, però puoi dirti ok, se io ho un sito web, ok, che sviluppo per fatti miei con Git, posso fare il push perché tramite Git sto pushando le informazioni sullo spazio. Che poi può essere, vuol dire, la tua può essere una macchina qualsiasi che tu configuri, e può essere GitHub se vuoi gratuito, o possono essere, per esempio, in ufficio mio ho una macchina con questo software GitLab che gira dentro il mio ufficio, è privata per l'ufficio perché il software permette di fare questo, e quindi quando lavoro in ufficio i miei repository sono lì protetti, non sono pubblici, non sono condivisi, sono lì dentro, hanno accesso limitato soltanto chi ha l'accesso aziendale. Quindi c'è un'interfaccia grafica scritta... Sì, questo è un software che fanno loro, GitLab è un'azienda come le altre e fanno questa cosa qua. Scusa una domanda, quando fai push?
Cioè c'è un completo allineamento tra come dire, il tuo computer e il server, o vai soltanto con i commit? Cioè nel senso, tutte le cose che hai fatto alt e modificato, sì, rimangono qua dal push, o fai una specie di... Allora, quando tu fai il push, dipende dal comando, che dai dei parametri, però stai pushando i commit che sono di differenza tra quello che c'è remotamente e te stesso. Okay, quindi tu fai, adesso lo facciamo così. Allora, io sono su questo repository qua, ho fatto il clone e quindi ho l'ultima versione che era disponibile sul server in quel momento. Ok? Prendo vim git.txt, ok, faccio una modifica, ok, faccio git, faccio il comando breve, gli dico committa tutto quello che è stato modificato, ok, e dico questo è inutile, perché è completamente inutile. Ok? Quindi adesso ho fatto localmente una modifica al file e l'ho committata localmente. Se io vado qui, questi sono i commit, sono rimasti uguali, perché lui non sa assolutamente niente di quello che ho fatto io fino adesso. Quindi erano 6 prima, sono 6 adesso. Se smette di caricare, vabbè, ci fidiamo che sia così. Adesso, se io faccio git log sulla mia macchina, c'è il commit useless, l'ho fatto su questa macchina locale. Se io faccio il mio comando che è un po' più potente, ok, c'è il commit disuseless e mi mostra anche origin master il commit sotto. Origin è il riferimento al server remoto, si chiama origin nel mio caso, e di solito per tradizione origin è il primo server che aggiungi remoto. Quindi io da qua vedo che il mio master ha un commit in più rispetto a quello che c'è su origin. Ok, quindi ho un commit locale qui che è soltanto qui e non c'è dall'altra parte. Quando io faccio git push e gli dico fai il push su origin del branch master, quindi sto dicendo prendi il mio branch master locale e lo pushi su origin, sul branch master di origin. Questo comando qua, lui praticamente guarda tutte le modifiche, decide cosa mandare. Adesso è lento, ma perché il GitLab è un po' lento? Perché sta avendo un po' troppo successo, quando le cose hanno troppo successo. Praticamente lui ha fatto tutte le sue cose e ha pushato questo commit su master e vediamo che l'ha pushato perché ha detto master era qui, ok, adesso il master remoto è diventato qui. Rifaccio il comando lg, adesso tutte queste qua sono allineate perché sia il mio master sia il master remoto sono nella stessa versione. Ok, adesso vado sull'interfaccia grafica, faccio F5 e con un po' di calma c'è il mio commit. Quindi adesso anche remotamente posso vedere questa cosa qua. E se io adesso vado a casa, faccio git fetch, prenditi le cose, prenderò questo commit che viene dalla mia macchina. Quindi tutti i commit sono accettati praticamente, perché prima dicevi che c'era la diciamo, allora questo è il caso ovviamente che tutto funziona, non c'è nessun problema. Se fosse stato SVN
Nel momento in cui faccio SVN commit, in quel preciso momento lui va al server centrale, dice, lui, io vorrei fare questa modifica, posso farlo? Lui mi dice sì o no, se mi dice sì, la modifica è accettata, se mi dice no, mi dice no, devi tirarti giù queste modifiche, metterle sul tuo e poi rifarmi la richiesta. Quindi mentre git commit io lo faccio in locale e poi eventualmente potrei avere un problema in cui faccio il push perché c'è un problema da risolvere e chiaramente se siamo due persone e modifichiamo lo stesso file nello stesso punto, io scrivo una cosa e un'altra persona scrive un'altra, una delle due a un certo punto dice tu stai cercando di fare una modifica che qualcun altro ha modificato, voi eravate la stessa versione perché ovviamente lui se ne accorge, siete partiti dallo stesso punto, però tu hai scritto una cosa e io ho scritto un'altra. Io ho pushato per primo, è andata bene, accettato, tu arrivi dopo e dici no, non puoi fare così. Ok, però il commit locale tu l'hai fatto, il fatto che io abbia modificato lo stesso file nello stesso tuo punto della mia macchina non ti ha bloccato da fare il commit tuo. Però ovviamente quando dobbiamo mettere insieme le cose dobbiamo decidere se quale delle due va dentro, perché una delle due probabilmente magari no, decidiamo insieme, questo abbiamo scritto una riga, la scriviamo così e c'è il conflitto da risolvere, ma però questa cosa qua viene fatta più tardi quando effettivamente c'è il problema. Su SVN se io faccio la modifica, qualsiasi sia la modifica, la faccio il push, il commit, faccio il commit, vuol dire che il server non ha avuto nessun'altra modifica e tutti quelli che arrivano dopo devono, prima di fare qualsiasi commit, prendersi quella cosa lì. Quello è centralizzato, è un server che decide chi può effettivamente committare e non può sbagliare. Qui invece potrei dire, io tiro giù le mie slide, ok, faccio delle modifiche, me le tengo sulla macchina locale e sono a posto. Magari poi le mie slide le fanno in un'altra parte o qualcuno le tira giù da un'altra parte, però le mie slide, quelle locali, posso fare quello che voglio. Non le push, non le faccio niente, sono lì. Su SVN questa cosa non è possibile perché quando tu dici, ok, fai la stessa cosa del clone, adesso non mi ricordo come si chiama su SVN, veramente non me lo ricordo, ma quando tu dici, ok, tirati giù il repository, tu sei vincolato, legato a quel repository lì, non puoi fare nessuna operazione se lui non ti dice che puoi farla, mentre git no, tu ti fai il clone e dopo puoi fare quello che vuoi. Se, anche perché una cosa che si può fare tranquillamente è dire ok, io faccio il clone di qualcosa, me lo metto in locale e poi lo pusho da un'altra parte. Perché ci sono vari modi di sviluppare, quindi dire ok. Perché se il commit non lo vedo, cioè, magari può essere. Gli sviluppatori di qualche libreria lavorano male, ok, però mi serve la loro libreria, cosa faccio? Prendo il loro codice, me lo modifico come voglio, dico ok, guarda, ho delle patch per voi, le volete? No, non mi interessano, però a me servono. O magari servono a qualcun altro. Se io posso tranquillamente dire ok, prendo il codice da parte, faccio le mie modifiche e poi lo rendo disponibile attraverso un altro repository. Perché non sono legato a questa cosa qua. Questi qua fanno delle altre modifiche che mi servono, me le prendo. Non sono compatibili con quello che ho scritto fino adesso, metto a posto. Voglio rendere disponibile quello che ho fatto io, ma non attraverso di loro, lo faccio da un'altra parte. Io posso avere tanti remote, tante cose a cui posso prendere da uno, posso prendere dall'altro, posso mettere insieme, localmente posso fare quello che voglio e se non ho la possibilità di dare indietro su quello da dove ho preso, posso tranquillamente dire ok, lo faccio da un'altra parte. Però ovviamente, voglio essere dall'altra parte, cosa può essere? Può essere che magari loro dicono ok, vado a prendermi da quello che tu hai messo a disposizione, cioè non vengo fisicamente nella tua macchina, però se tu l'hai messo a disposizione là, io posso prenderlo e dire ok, lo prendo e lo faccio rientrare. Quindi ci sono un sacco di modi che ti permettono di lavorare così. Una cosa è stare attento ai conflitti, che sono appunto che se fanno due cose incompatibili, bisogna decidere come queste cose vanno messe dentro insieme. Quello è un punto di conflitto, ma
è normale nello sviluppo. Su SVN sei obbligato a passare per il conflitto, cioè nel senso devi essere sicuro che non ci sia il conflitto, mentre su Git puoi dire ok, sì, intanto facciamo queste cose qua, poi quando faccio il merge decido come risolvere le cose. Ad esempio, se uno si mette adesso a clonare il tuo repository, perché ci sono anche push per farlo automaticamente sulla... Ma in questo caso qua non lo puoi fare, ma perché tu non puoi pushare lì dentro, perché non hai permesso di farlo, perché è mio. Beh, questo qua è mio, l'interfaccia web, ti loghi con... No, tu puoi tranquillamente prenderti questa cosa qua e clonarla, il repository è pubblico, ok? Però per scrivere qua dentro ovviamente ci vogliono i permessi, io ho i permessi con la chiave di questo computer qua. Però tu cosa puoi fare? Fare il fork, cioè nel senso dire una copia, dire ok, faccio il clone... Faccio le mie modifiche, le pusho in modo che siano disponibili, poi ti dico guarda che se vuoi ho delle modifiche, te le puoi prendere. Io a quel punto lì posso dire ok, abbiamo lo stesso repository più o meno, prendo la tua history, vedo cosa hai fatto, decido di metterla dentro il mio. E dopo tu puoi dire ok, adesso prendo le modifiche e comincio questo ciclo qua. Che licenza ragiona questo sistema qua? Cioè nel senso è quella del kernel Linux? No, vuol dire Git è un prodotto con la sua licenza GPL2. Poi vuol dire quello che fai, ma questo qua adesso io per esempio non ho messo la licenza, ma potrei dire la Common, Creative Commons, scrivo un file, ho scritto questo file Creative Commons e è morta lì, cioè, nel senso come gestisco poi la licenza di quello che do a disposizione attraverso Git è un problema di cosa sto facendo. Git è semplicemente il tool che ti dice come trasferire le cose, come lavorare insieme. Quindi per lavorare in team, ad esempio, su questo progetto? Ad esempio, se io aggiungo un'immagine a una cosa e comunque è condivisa, devo stare attento anche a queste cose qua? Beh, se tu condividi qualcosa senza mettere nessuna licenza, di solito è public domain, quindi puoi fare quello che vuoi, assolutamente quello che vuoi. Però se la foto, ad esempio, tu per le slide hai usato delle immagini. Ho usato delle immagini. Se una di quelle immagini non sono tue. Se una di quelle immagini non sono mie, comunque... tipo questa qua, non è assolutamente mia, però io ho messo le source. Ah, ok. Ma questa cosa qua, vuol dire, sì, questa cosa qua. Messo tutte, esatto, però vuol dire... Nelle mie, le mie slide non hanno una licenza in questo momento qua, cioè nel senso non mi interessa farla, uno vuole prendersi. Per capire però, uno come deve comportarsi, perché a volte si dà... Cioè diciamo che se tu fai il git clone di un progetto per farci delle modifiche, se tu ovviamente stai facendo modifiche in base alle licenze che loro ti hanno dato, quindi se GPL2 fai delle modifiche devi darle indietro, se fai quello che vuoi puoi tenertele, se è un'altra licenza e cioè altri obblighi, ma è il software che stai clonando che ovviamente tu devi stare alle regole che lui ha deciso. Questo qua sono andato via veloce, però c'era appunto, vabbè, non abbiamo tempo, ma questo è quello che dicevo, che possono esserci diversi branch, quindi c'è una storia in comune, a un certo punto uno va da una parte, uno va dall'altra. E ci sono i comandi, sempre git checkout, che ti permettono di dire ok, vado da una parte, vado dall'altra. Quindi se avessi due versioni dello stesso file, ovviamente quando faccio ls e guardo il file è una versione di un branch, se voglio vedere l'altra versione c'è il comando in cui mi sposto dall'altra parte, lui cosa fa? Butta via le modifiche che vanno da uno, arriva il primo commit valido e poi ricostruisci la storia dall'altra parte e quindi ti trovi due file con le versioni diverse. Quando fai un merge, per esempio questo qua, ci sono due branch in cui C0, C1, C2 sono comuni a tutti e due, master ha un commit C4, mentre ISS53 ha due commit C3 e C5. In quel momento lì, se io vado da una parte, vedo due cose diverse. Quando faccio non il merge ma il merge, questo sarà sicuramente un diff da mettere a posto, quando faccio il merge gli dico ok, prendi,
sono su master, fai il merge dell'IS53. Qua c'è un errore su questa immagine, perché non è C5 qua, questo sarà C6, perché non può essere questo. Yes. Okay. Quindi dite ok, questo è il commit che mette insieme due cose. Dopodiché io in quel momento lì vedo la storia di tutti e due, di quello che è successo da una parte e dall'altra, perché li ho messi insieme. Fino a qua erano due cose completamente separate che potevano modificare gli stessi file anche in maniera non compatibile l'uno con l'altro, però possono esistere perché sono diversi. Qua vuol dire che se posso fare il merge senza problemi lo faccio, se c'è un conflitto ho deciso anche come risolvere, quindi le due righe modificate da due persone diverse in maniera diversa si sono messi d'accordo per avere una versione che sarà quella che sarà registrata col commit C6. Sono corrette, l'andamento di quelle frecce lì è corretto così? Così è giusto, perché io sto indicando il mio padre. Ah, ok. Okay. Quindi la storia è, la versione si muovono così, certo. Ma sto mostrando i commit, quindi i commit fanno riferimento a un padre. Quindi le frecce sono giuste, ma però devi considerarlo cioè, che sto... sotto ci serve una linea del tempo. La linea del tempo va in questa direzione. Qua era il push e il pull, che anche c'è il fetch. E questo qua è quello che dicevo prima, appunto, quando sono tanti sviluppatori, che c'è un repository di riferimento, ma questo non vuol dire che è lui che decide cosa, se il sviluppatore può fare qualcosa o no. Il sviluppatore ha il suo repository. Quando fa il push per mettere a disposizione agli altri, eventualmente ci saranno dei problemi da risolvere, però vuol dire io posso fare quello che voglio localmente e posso avere delle gerarchie molto più complicate di questa. Git help vi mostra tutti i comandi possibili immaginabili. Git help command vi mostra tutti i comandi possibili immaginabili di quel comando in particolare. Ci sono interfacce grafiche, git k, git g che è git per gnome, qgit che è quella per kqt, ovviamente kde, ce ne sono altri a pagamento, non a pagamento, più belli, più brutti, e ci sono anche i tool, come dicevamo prima, sono tool che supportano direttamente git, quindi Eclipse, Android Studio vi permettono direttamente di prendere, di avere il supporto di git da interfaccia grafica, quindi anche senza usare la riga di comando ci sono le operazioni di git add, che farà sostanzialmente aggiungi il file, committa il file, perché poi supportano git ma possono supportare anche un altro sistema, quindi se per esempio c'è Mercurial, un progetto su Mercurial, l'interfaccia grafica che supporta Mercurial per voi è trasparente, il fatto che il fatto di aggiungere un file o committare sostanzialmente sono equivalenti, lo fanno in maniera diversa, magari leggermente diversa, però è sostanzialmente quello, quindi li potete trovare anche su, adesso questi qua sono anche tool molto grossi, però ci sono interfacce e editor di testo più leggeri che comunque supportano git o gli altri strumenti per fare, quindi anche senza riga di comando si può fare tutto, però la riga di comando è il modo per imparare cosa succede, perché git è nato riga di comando, tutto il resto è costruito sopra, su supporto lì. Vabbè. Quindi per la domanda di prima, se c'è un progetto e tanti sviluppatori, quindi devono avere la possibilità di fare il commit, ma di pushare su anche il lavoro sullo stesso repository, giusto? Sì. Quindi hanno accesso ad un unico... Sì, in quel caso lì c'è il repository, comunque chi ha accesso al repository per qualche motivo può pushare, e quindi poi cosa succede? Che io posso anche dire ok, abbiamo lo stesso repository però io lavoro su un branch e tu lavori su un altro, non ci rompiamo le scatole mai, nel momento in cui abbiamo le scatole dire ok, dobbiamo unire le nostre cose, si uniscono senza problemi, perfetto, ottimo. Se c'è qualche problema da risolvere, lo risolviamo. Uno dei due, probabilmente cosa succede? Tu pushi il tuo branch, io pusho il mio, e dico guarda, mi occupo io di mettere insieme le due cose, quindi prendo il tuo branch,
faccio quello che devo fare sul mio, tra conflitti, cose belle varie, però quando io pusho, questa cosa risolto, tu sei a posto perché ti prendi quello che ho fatto io ho già risolto i problemi per te, e a quel momento lì torniamo magari a lavorare insieme. Prima eravamo separati, adesso siamo tornati a lavorare insieme. Poi dopo un po' tu devi fare la tua modifica, preferisci farla per conto tuo, gli fai un altro ramo di sviluppo, puoi pushare tranquillamente perché tanto sai che lì fai solo tu, o fai tu e l'altro che vi parlate, quindi non c'è problema, nel senso che questa cosa qua si risolvono parlandosi in qualche maniera, e comunque localmente non ti abbiamo di parlarsi, cioè io faccio tutte le modifiche locali, nel momento in cui prendo quelle delle altre è compito mio dire ok, risolverle in questa maniera qua, perché se lui le ha messe a disposizione le do, come dire, per certe. Quello che devo fare io è ovviamente cercare di capire quello che ha fatto, fare che le mie modifiche siano ovviamente migliorative, e non che magari butto via il suo lavoro perché non so cosa ha fatto, butto soltanto le mie. Cioè, per carità, lo puoi fare, è un modo di risolvere il conflitto dicendo non voglio la tua roba, torno a quella prima. Quindi, però il fatto è che tutti e due lavorano, e quando si mette insieme lì si mette a posto. Problemi di sicurezza? Nel senso, uno che possa danneggiare apposta? Allora, si può fare, nel senso, se tu hai accesso al mio repository, perché te l'ho dato accesso, puoi pushare qualsiasi cosa. Quindi puoi anche dire cancello tutti i file. E io cosa faccio? Dico ok, questo mi ha rovinato il repository, gli tolgo l'accesso, faccio il checkout alla versione prima che questo qua mettesse le mani e recupero tutto. Senza problemi. Sì, perché, come dicevo prima, il fatto di rimuovere o modificare il file vuol soltanto dire che ho fatto una modifica alla history, ma non ho buttato via la history, quindi io sono sempre in grado di recuperare un file in qualsiasi momento, in qualsiasi versione. Non è possibile che sia perso per sempre, a meno che non venga fatto danni sugli internals del repository e sia l'unica versione, che non dovrebbe essere, perché c'è solo il fatto che io e te abbiamo la cosa, vuol dire, cioè, se siamo io e te, tu potresti dire ok, fare danni sul mio repository, ma non puoi fare danni perché hai pushato qualcosa, puoi fare danni se entri sulla mia macchina e mi cancelli i file, quello sì. Però se c'è un repository condiviso, tu puoi eventualmente fare dei commit malevoli e tutto, però non puoi danneggiarlo in maniera tale che sia perso. Anche perché magari siamo in tre, tu danneggi il repository centrale, c'è la mia copia e c'è la copia di un altro, che può recuperare lo stato, perché sono repository completi, uguali all'altro. Quindi questo ti dà anche la sicurezza, sì, che non puoi fare tanti danni. Cosa nei repository io posso trovare anche la più diversa da quello che il dottore dice? Nel senso che scrivo che ho fatto qualcosa e ne ho fatto un'altra? Sì, no, ad esempio, so, adesso va di moda il CryptoLocker, vedi, stiamo parlando di ambiente Linux, però mi immagino una situazione in cui, non so, c'è una cosa equivalente a Git sotto Windows, uno si tira su diciamo un repository e dentro lì c'è anche un file che poi è eseguibile, che mi fa danni, mi scassa la macchina. No, lo puoi fare, nel senso, io su questa cosa qua è, io posso sul repository posso mettere qualsiasi cosa. Tu fai il download, il clone di questa cosa qua, ti stai tirando giù tutto. Ok, quindi chiaramente può esserci dentro qualsiasi cosa. Però il discorso è che tu puoi sapere esattamente chi ha messo dentro quella cosa, il motivo, e puoi recuperare la versione in cui non c'è. Dopo è chiaro che se tu devi ovviamente fare il clone di qualcosa di cui hai fiducia. Come lì, come dire, quando tu vai a scaricare il software dal sito è una cosa, quando vai su Softpedia o SourceForge, altre robe, cioè ti rischi di tirare su qualsiasi roba, ma non è colpa di... Sì, sì. Okay. Quindi è ovvio che io posso tranquillamente dire faccio il clone di un repository di una libreria, faccio delle modifiche alla libreria malevole, la metto a disposizione, tu tiri giù la mia, ti stai tirando giù le mie modifiche. Okay? Quindi è chiaro che questa cosa qua è possibile, ma se tu vai a prendere le modifiche di quelli là, originali, loro hanno, ovviamente avranno il loro processo di dire questo lo accetto, questo no, questo lo faccio io perché sono fidato, questo no. Quindi il fatto che tu fai il clone di qualcuno, ti stai fidando di quel qualcuno. I processi di gestione di chi entra, cioè,
chi ha accesso. Questi sono problemi del software o del team di software. Sì, cioè io ho il diritto di accedere a quel posto dove posso andare a buttare sui miei file. Esatto, sostanzialmente cosa succede? Quando tu sviluppi qualcosa su Git, allora c'è qualcuno che si occupa del repository centrale, ok? È lui che decide da chi prendere e cosa prendere. Tu sei uno sviluppatore fidato, ok, mi fido di te, dici ok, questo è il repository, tu fai le modifiche della tua parte, mi fai sapere GitHub permette di fare questa cosa qua, ma sono flow di sviluppo, mi dici guarda che ho una modifica da mettere dentro al software, io dico ok, va bene, la controllo o non la controllo, quello che voglio, la prendo dal tuo repository, adesso la metto e la integro col mio. A quel punto lì, quella cosa lì sarà disponibile a tutti gli altri che magari non sanno niente di te, però loro dicono questo è il repository di riferimento, quindi se c'è qualcosa la prendo da lì. Esatto, quindi tu, ovviamente ci possono essere tanti sviluppatori, quindi devi dire io metto a disposizione di tutti, prendo una cosa da uno, ti dice ah, mi interessa questa cosa qua perché ovviamente è oppure non è compatibile, quindi ho bisogno per forza di modificare la mia cosa, ti prendi le modifiche che entrano dentro, magari finché lavorate separatamente nessuno c'è bisogno che sappia del lavoro di uno e dell'altro, però quando uno mette a disposizione le cose sono a disposizione anche a te, e quindi sì, c'è una catena di fiducia, il fatto che soltanto chi lavora il progetto può pushare, oppure non può neanche pushare, ma c'è una persona che va a prendersi le modifiche in base al fatto che le voglia prendere o no. Perché la prima volta che ho fatto push, poi comunque ero autenticato, tra virgolette, del fatto che ho... Sì, diciamo che se tu fai il push vuol dire che o è il tuo repository, quindi è tuo, oppure sei autorizzato a pushare su quel repository lì perché sei lo sviluppatore che è fidato, c'è cioè il sì, team di sviluppo. Sì. Quindi siamo sicuri che è sempre quello che ha. Sì, perché in questo caso qua, per esempio su GitLab, su GitHub la sicurezza viene fatta con la chiave SSH, quindi se io sono responsabile dei repository, per abilitare te a fare il push vuol dire che tu devi darmi la tua chiave, io mi fido di te, abbiamo fatto un modo per cui io so che sei tu e non può essere nessun altro che pusha le tue modifiche col tuo nome. Questa cosa di sicurezza, diciamo che non viene fatta da Git stesso, ok? Viene fatta dai layer di sicurezza che sta usando Git. Quindi, per esempio, io potrei anche clonare da una macchina a un'altra macchina sullo stesso ufficio. Però il fatto che io entri su quella macchina lì vuol dire che ho le credenziali di accesso, no? Però non è Git, è soltanto le credenziali della macchina, posso entrare o non posso entrare. Io posso anche clonare nella stessa macchina da una cartella all'altra. Oh, cioè non c'è sicurezza perché non c'è nessun layer che mi assicura la sicurezza, però sì, poi lo posso fare, per esempio in casi particolari posso avere la stessa copia della cartella in versioni diverse, e lo posso fare, faccio il clone sulla macchina locale, però lo sto facendo io, ok? Ovvio che se la macchina ci toccano le mani tutte, magari non puoi non fidarti, ma è l'ambiente che non è sicuro. Il punto di vista lì. Va bene, io quasi qua finirei qua. Sono le slide ve le metto anche a disposizione in qualche maniera. L'unica cosa è il sito ufficiale di Git è git-scm.com. Ok, poi c'è Wikipedia. Queste sono le slide che ho preso, non sono le mie. Queste qua sono le immagini. Su git-scm.com, versione doc, c'è una documentazione assolutamente splendida, paurosa, bellissima, a parte l'immagine sbagliata, che però su Git, su come funziona, su come interna, se tutto, c'è scritto assolutamente tutto, ed è scritto anche molto comprensibile, sono un sacco di esempi, immagini, quindi eventualmente per qualsiasi dubbio lì c'è... loro lo fanno, loro scrivono quello che funziona. Ci sono anche dei libri, ci sono un sacco di documentazione dappertutto, ci sono ebook gratuiti e quindi su Git trovate il mondo e qualsiasi tipo di documentazione possibile, esempi. Io chiudo, finisco qua. Grazie.